Ok, ricomincio? Buonasera oh, Commodori, ok. buongiorno, arrivederci. Grazie. Salve comodori. la seconda cioè, non puntata. Parlato, però, eh, eh. Vai pure. Non no, no, facciamo di nuovo l'introduzione. No, no. Ma è cazzi. Ma, <ride> vabbè. Allora, um, le ingegnerizzazioni. Allora, innanzitutto le tute sono di vari livelli. Okay, nel senso le, che su, uh, le ingegnerizzazioni sono, lo ricordo, sia sulle tute che sulle armi, e sono due cose completamente differenti, esatto. Però okay. ci sono anche due tipi di potenziamenti: sia le ingegnerizzazioni che un vero e proprio potenziamento sia di tute che di armi. Okay. Nel senso, uh, faccio. Aspetta, fammi vedere se qui ho uh, tutto quanto, La vediamo un po'. Allora, questa. Queste sono due Maverick Sweet, Maverick... ecco, vedi. Questa è una Maverick suite di livello 3. Mm. Non so se mi sta registrando. Sì, okay? sì. E puoi vedere Shield Strength 20.03. Quella di livello 2, Shield Strength 16,5. Quindi ti cambia le caratteristiche di base solo per il grado della tuta, senza che tu ingegnerizzi nulla. Esatto, e questi si fanno dal Pioneer. Ok, cioè sì, il, tizio, il tizio che vi vende le armi, sì. no? Vi fa anche i potenziamenti L'upgrade della tuta gli, up gli upgrade della tuta Ogni upgrade che fate Vi dà uno slot qui Di, di ingegnerizzazione okay. Potete fare al massimo 5 upgrade Cioè arrivate al massimo al grado 5 Quindi 4 upgrade perché partite dall'1 Sì Ok. E quindi potete fare 4 ingegnerizzazioni Sulle tute E questi come si sbloccano gli upgrade in negozio? Con upgrade. materiale o con soldi? Allora, gli upgrade si, sblo si sbloccano sia con i materiali che con i soldi. Nel senso pagate, che servono in... entrambe le cose. Okay, servono risco... le cose. Servono entrambe le cose. Servono entrambe le cose. Le ingegnerizzazioni uguali, servono sia i materiali che i soldi. Okay. ok. Ora, quale ingegnerizzazione fare per prima? E quale tuta conviene ingegnerizzare per prima? Allora... Eh... Siccome serve fare i potenziamenti, secondo me la tuta da ingegnerizzare per prima è la Maverick, che è quella da Scavenger. Esatto, mm. questo perché? Perché se è vero che nelle Conflict Zone trovate un po' di materiali, è anche vero che i materiali, tanti ne fate con le missioni. Ok E per fare le missioni Vi serve la Maverick perché è l'unica che ha il taglierino, il cutter e quindi potete entrare nelle basi. Esatto, le potete assaltare, vi potete eh, mettere a rubare le cose. Oddio, potete anche scendere con la Dominator eh, far fuori tutti quanti e poi mettervi la Maverick, però sinceramente eh, okay. Vi ve conviene puntare direttamente a usare la Maverick per come Dio comanda. Va bene. Ok. La prima ingegnerizzazione da fare Uh, l'extra backpack capacity. Aspetta, che prendo la una tuta. giusta dov'è? Dov Dov Quante scenari? Eccola. Eccola qua. Wow, questo, questo è... qua l'extra backpack capacity. Questo perché? Perché quando voi tropperete nelle basi per fare una missione sì. troverete una marea di roba, ma proprio tanta. Quindi. Il più delle volte finirete lo spazio con questo, con questo qua almeno riuscite a, a prendere tutto quanto in un giro solo, perché altrimenti dovreste prendere, rubarvi tutto quanto, tornare all'SRV, scaricarvi o alla nave, addirittura scaricare tutto quanto e ritornare dentro la base e ricominciare il giro e fare tutto. Quindi, qua questo. stiamo parlando di oggetti che ci servono per la missione che vanno nell'inventario normale non materiali, no, giusto? No. allora, le missioni di solito sono. Eh, riattivazione okay. eh, omicidio sì. furto trasporto e liberazione nel senso che vi dicono andate ad ammazzare un po' di scavenger eh, oppure addirittura andate ad ammazzare i tizi di un'altra fazione mm. eh, queste sono le missioni ok quindi alcune missioni Dominator Altre Maverick No, queste qua te conviene farle tutte quante Con la Maverick Anche se devi ammazzare tutti tu quando, Supponiamo che tu prendi una missione Che devi eh, ammazzare un tizio okay, Molto semplicemente no. Oppure sabotare la produzione Sì no? Voi droppate La prima cosa da fare quando si fanno queste missioni È disattivare gli allarmi Va bene perché se eh, voi ammazzate il tizio, scattano gli allarmi. Uno, quando ridecollate con la vostra nave, la base vi spara e fa mm. male, fa tanto male. Mm. Eh, due, eh, cominciano a troppare truppe di rinforzo. Ah. Capito? Ok. E vi arrivano tutti quanti addosso. Quindi di conseguenza... Disattivare gli allarmi cosa. visione. Esatto. Una cosa, cosa. importante... Al contrario delle conflict zone, nelle basi, nelle missioni vi conviene andare con la vostra di nave, perché se prendete l'Apex o vi troppa direttamente dentro la base. E quindi vi scocchiano se... subito. Esatto. Ah. Capito? E diventa un po' tutto più complicato. Ma ancora peggio, quando ve ne dovete andare dovete richiamare l'Apex, che non si sa dove atterra, ah. po <ride> che <perché ride> potrebbe troppa lì all'interno della base e quindi per prenderlo vi spara pure eh, tutti, mm. oppure a 10 km di distanza, mm, quindi va dove fare a piedi. Eh. Esatto, quindi meglio andarci con la propria nave, al contrario delle conflitti zone. E, dunque, stavamo dicendo, ah sì, eh, ah, una cosa molto importante, le missioni di terra sono tutte condivisibili. Come se fossero tutte in wing? Sì. Fantastico, questo è buono. L'unico limite è che ne potete condividere una sola alla volta. Mm. Quindi, supponiamo alle... che io e te siamo in wing. Io okay. prendo una missione te ne prendi un'altra, facciamo le prima condiviali. la tua e poi la mia. Esatto, per poter condividerne un'altra dobbiamo ritornare e consegnarla. Ok, come nelle combat in astronave quando si fa le wing per incastrare tutti. Esatto, più o meno, sì. Va bene. E tornando quindi, alle ingegnerizzazioni della tuta hai detto extra backpack capacity per avere più spazio nello zaino per gli oggetti, quindi ti richiedo, non per i materiali. I materiali è come nell'astronave, c'è cioè uno esatto. slot, sì. Okay, poi, poi vabbè, eh, riduce tu battery consumption, perché quando il usate il cutter e... anche per uh, respirare e... o la shield. Esatto, oh, tutto... no? anche questo è il proprio tool. Quindi quando usate il cutter è quell'altro che elettrifica quello, che, come si chiama? quello per rubare l'identità, anche quello per rubare l'identità e poi quello lì okay. per eh, quello che dà la scarica elettrica. Mannaggia, non mi viene il nome. Sì, Energy Link lo chiama L'Energy eh, Link, sì. esatto. Ok, ma questo funziona in automatico. Tutte queste cose non dovete attivare nulla una volta che l'avete messo l'ingegnerizzazione nella slot è strutturale. Non dovrebbe essere sì, sì, sì. Okay. automaticamente consuma di meno, ok. E... Mm, lo sanno come si apre la porta? Vabbè, sì. speriamo cioè, di sì. Cioè, tu usi il cutter per togliere il pannello rosso, si, sì. no? fai proprio il taglierino. Si chiama per quello perché c'è una linea. che te, Una volta che ti cambia il cursore, segui la linea, esatto. Sì. Una volta aperto quello, sì. dovete folgorare la porta. Quindi dovete usare la R, cambiare, cambiare okay. la modalità, a quel la... punto la porta si apre. Una volta che siete dentro, sì. no, dovete trovare un tizio che abbia l'identità livello 3. Ok, quindi scansionandolo con la stessa con cui avete mandato in eh, quarto esatto. circuito il coso, voi vedete esatto. il livello del tipo. Se dovete fare una missione silenziosa sì. per ammazzare il tizio, no, usate l'Energy Link in modalità folgorazione ok qual è il tasto per cambiare le due cose R? io ce l'ho di default è la R ok Capito? quindi conviene non ammazzarlo con un'arma ma folgorarlo eh, sì, con si perché se lo ammazzate con un'arma fate rumore e arrivano tutti quanti mm, va bene Capito? allora sempre per il discorso di non far scattare gli allarmi sì. una volta che avete disattivato gli allarmi fate come vi pare cioè, fate come vi pare sì, Sempre eh, esatto. va arrivato, va arrivato un bel po' di gente addosso. Quindi regolatevi: insomma, eh, okay. dato che siete con una Maverick. Non con una dominator, conviene essere silenziosi il più possibile. No. Esatto, da questo punto di vista è pure divertente. Okay. E, il gioco, inoltre, ha ah, un altro vantaggio di fare missioni condivise è che. Se ad esempio tu prendi una missione e ti ammazzano durante la missione, la missione risulta fallita. Se c'è un altro in team dentro vivo, invece no? No, se c'è un altro in team, quello si, diciamo, si muove per primo per fare la missione, perché se lui muore la missione non fallisce. Ottimo. Capito? Quindi quello lì che detiene la missione sta un po' più coperto. Ok. Capito. Ok, quindi chi l'ha presa sta coperto e l'altro va in avance coperta, perché esatto. se, se muore quello che l'ha presa, anche se siamo in due, è fallita. Mm -hmm. Ok, ok, quindi reduce tool battery, consumo meno energia, vedo sotto anche improved battery capacity, che ne avete di più, una per batteria, per batteria più batteria. grande. Okay. Esatto, e io ho messo il quieter footsteps, per non no. fare per sempre, perché a me personalmente piace farle proprio in maniera silenziosa, Stilt. però va vabbè. bene c'è anche chi ad esempio si presenta con lanciamissili ammazza tutti e via, fa un bordello e cose. quali sono, volendo le altre opzioni da mettere al posto di queste guarda, secondo me l'unica che vale la pena cambiare è il posto del Footsteps e la Night Vision ah ok, perché c'è la visione notturna non è come in nave di default ma va messa con un ingegnere esatto eh. okay. ok e... Vabbè, eh, eh, ecco, vedo che non diciamo, abbiamo parlato prima. Secondary weapon è, è uguale, no? Qualsiasi pistola uno mette eh, delle secondary weapon sono eh, diciamo eh, ugualmente cinetica, eh, laser e plasma. Ah, c'è anche pistola e plasma, esatto. E automaticamente di. Eh, cambia allo stesso modo nel senso c'è cioè, la pistola laser funziona meglio contro gli scudi la field. pistola cinetica funziona meglio contro l'armatura la pistola al plasma è buona contro tutto che per ottimo, qualche... ottimo che mi hai fatto questa domanda mm. perché qui sorge un problema la maverick suite non ha due primarie esatto sono solo primarie e secondarie allora che succede che voi prendete la maverick suite e cioè solo una primaria e di secondaria potete mettere solo le pistolette mm. A questo punto, qui passiamo al secondo argomento che conviene potenziare. Come primary weapon, io personalmente consiglio l'Executioner. Quello da cecchino? Perché, quello da cecchino. Ah. Perché è buono sia contro gli scudi che contro eh, le armature. Okay. Inoltre, basta portarlo a livello 2 o 3 e mediamente con un colpo togliete gli scudi. E col secondo colpo, calcolate tre colpi, Fate fuori quasi tutti, quasi perché ci sono quelli di grado un po' più alto, magari potrebbero servire anche 4. E dovete sì. quindi ricaricare? Vedo che c'ha tre colpi questo. Sì, okay. e infatti la modifica da fargli sarebbe il... aumentare il, lo che possa avere più colpi. Sì, Dove... okay. eccolo qua. 5 magazine, magazine size. Ok, se lo portate a livello 5. Due colpi ammazzate chiunque buono, quindi è molto allora. importante ingegnerizzare comunque. Chiedi esatto. come sulle navi. Non dovete, non dovete stare a cambiare l'arma. Prendete pum pum e ammazzate tutti. Mm. È buono anche a distanza più o meno ravvicinata, quindi è quasi un fucile a pompa da vicino, perché ha un radio di fuoco che è addirittura superiore al fucile a pompa. Caspita, ok. Vabbè? Quindi... E quindi, come primaria, eh, vi mettete sempre il plasma, la Tormentor. Ok. Che è sempre al plasma. Anche questa qua potenziata comincia a essere una cosa veramente interessante. Okay. Io qui ho messo, infatti, come modifica il noise suppressor silenziatore: esatto, per gli ambienti con atmosfera. Quindi dentro, per esempio, una, se siete esatto. all'interno, c'è cioè l'atmosfera, si sentono i suoni, perché dall'esterno non, non serve. No, quando sei all'esterno c'è un'altra modifica che si chiama audio masking. Ah, Faccio. che bastardi, due modifiche diverse esatto. per silenziare l'aria. Ecco qua, l'audio masking. Ok. Che infatti io l'ho messa sul fucile da cecchino. Perché spari perché fuori con ah. quello. Esatto, all'aperto ti metti sopra un edificio, pim, 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 pim. pim e li fai secchi e loro manco se ne accorgono questo cambia aperto o chiuso o cambia anche se all'aperto c'è l'atmosfera o non c'è l'atmosfera no no, questo è per l'esterno questo okay. è quando non c'è atmosfera audio masking è quando non c'è atmosfera noise quindi... suppressor quando c'è atmosfera quindi, quindi all'interno negli interni noise suppressor all'esterno audio masking Ma la mia domanda era se sono all'esterno in un pianeta con l'atmosfera, comunque no, no, è uguale. audio masking Audio masking. Ok, ok. Ok. Chiaro. E... quindi il problema della diciamo della cosa della Maverick è che non avete non avete due primarie quindi supplite a questa mancanza in questo modo. Ok, chiaro. Poi, Vabbè, poi ognuno fa le sue scelte, certo, potete anche mettervi del... all'inizio, esatto. Un TK Flaion per primaria, una pistola perché una volta ingegnerizzate e potenziate, fanno male pure quello. Pure quello. Il problema è che eh, dovete cambiare. Io consiglio di potenziare prima le plasma per il semplice fatto che arrivate prima al livello 5, nel senso, se tu devi potenziare un laser e un uh, cinetico. Ti servono il doppio dei componenti. Invece la plasma è buona per tutto e ci arrivi prima, cioè con la metà dei componenti, okay, cioè, se basta per portarla a livello 5 ti servono 50 manufacturing distraction se devi potenziare il laser e il cinetico te ne servono 100, certo perché devi switchare fra due armi. Invece, se c'è esatto. un'arma sola che ti fa tutte e due, ti porti quella a livello 5 conviene, no, chiaro, ok, ok. E una cosa molto importante è che quando entrate nelle basi raccoglierete tutto sì. no? ma buona parte di quelle cose non serve a niente ok buono sapere sì no, non serve per le ingegnerizzazioni però voi andate al bartender le vendete ci sono alcune cose che te le paga anche 100 150 mila a botta eh? ah. quindi eh, no. È una fonte di guadagno, soprattutto per uno che comincia a giocare e vuole fare tante missioni di terra. Ma è un buon modo per guadagnare perché oltre ai soldi della missione, ovviamente si prende i soldi di quegli oggetti. Ovviamente, immagino che devi prima sbloccare gli ingegneri per sapere quali sono i materiali che servono per l'ingegnere e quali invece non servono. A sì, certa... sì, ti serve di sbloccare l'ingegnere, ma in questo caso ci viene incontro santa inara. Ok, grande Inara, il famoso sito internet che ti permette di sapere in anticipo come fare le cose perché sennò diventeremo tutti matti sì. su sto gioco. Confermo. Eh, capito. E su Inara, per vedere cosa conviene tenere e cosa non conviene tenere, eh, aspetta che ti cambio lo stream che così te lo faccio vedere direttamente. Ok. Ok, diciamo allora, vabbè, eh, pagina principale di Inara. Sì. Andate sul vostro commander, sì. qui commander Lord uh, inventory e crafting, sì. missing component, ship locker. Aspetta, missing component, dove l'hai cliccato, ship locker? Qui. Ah, è sulla scheda in alto, alto esatto. a destra. Quelli in grigio sono quelli che avete e non servono a niente. Quelli in bianco sono quelli che avete. E potrebbero servire a qualcosa in caso ci cliccate sopra e vi fa vedere a cosa servono. Ok, fantastico quelli in rosso sono quelli lì di cui avete prenotato la ricetta. Qui sul sui NAR no? okay. e, e praticamente vi dice quanti ne avete e quanti ve ne mancano. Quelli in blu. Sono quelli che avete e avete raggiunto la mm. quota che vi serve per fare l'eventuale ingegnerizzazione. E buono. Ma aspetta, questa cosa del grigio e del bianco te la dice solo perché tu gli hai già impostato di default Quali modifiche vorresti fare? No, lo, allora, questo è quello che tu hai appresso okay. quello che c'è nel tuo inventario. Quindi, se non avete nulla, non vedete nulla di questa fila esatto. In base a quello che raccogliete, anche se non avete impostato, voglio fare questa modifica. In ara vi dice comunque che se Guarda, è grigio... potrebbe servire a qualcosa, ok. Ottimo, fantastico. In ara questo perché uh, è vero che ci avete la possibilità di tenere mille data, mille items, mille chemical, mille... no, mille Com'era era, mille perché poi in ara qui li divide in maniera diversa perché è un casino perché qui è tech circuit chemicals, items e data in realtà eh, in game ce ne sono solo, sono solo tre che oh. mi pare che sono goods data e aspetta che ricambio mm. lo streaming così lo faccio vedere allora, devo, devo ricambiare anch'io no stavolta me l'ha fatto in automatico ok ci sono qui nell'inventario Storage. storage a destra. Ah, scusa, storage. storage. Sempre, lì, sempre lì, a destra. Storage? Ok. Allora, qui avete i consumabili che li prendete dal... Dal negozio. Dal negozio, dal Pioneer. Sì. Questi sono gli e-bridge, molto importanti perché mm. l'e-bridge ti permette, quando non rimedi il grado, tipo, per disattivare un power plant o disattivare un allarme ti serve il grado 3, non lo rimedi, ci piazzi un e-bridge. Ma fa casino sì. le bridge? No. Ok. è silenzioso e praticamente craccate la console. Poi vabbè, le cell, le frag granate, i medikit, queste sono le scorte che avete voi. C'è il proiettile che dicevamo prima. Sì, le tre tipi di granate. Ora i materiali sono assets, assets goods e data. Ok. Quindi ne potreste avere mille 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 addirittura? Esatto, che sembrano tanti, ma in realtà vi riempirete piuttosto in fretta. Quindi quelli grigi una volta ce li avete prenderli al bar. Esatto. Ok, grazie, Nara. Cosa importante pure da sapere è quando fate le missioni eh, Ammazzate un tizio. Vi beccate la taglia. Ah. Esatto. Tu stai a fa un omicidio, in, murder. in effetti. Quindi, il eh, consiglio che almeno quello che ho riscontrato. La tattica che uso io è uno cercare un sistema che abbia molte fazioni, perché mm. così vi danno più missioni. Cioè, in un sistema che ci stanno, due fazioni, avrete meno, possi meno possibilità di missioni rispetto a uno che ce ne sono cinque okay. all'interno di questo sistema è importante che eh, ce ne siano il più possibile anarchiche perché, perché così... quelle anarchiche non vi danno non vi mettono sulla testa la taglia ok, giusto, Beh, sì. poi vabbè purtroppo qualche taglia, purtroppo uh, tenete conto che le missioni di terra diventere... non c'è un allineamento buono mm. siete dei criminali, andate lì ammazzate tutti e saccheggiate, punto non, non c'è verso di fare altrimenti. Quindi non Una si, mol... si ranca in nulla, mentre con le combat si ranca in mercenari. No, no, si ranca anche in mercenari, però non è che puoi fare missioni solo buone. Ok, devi comunque Nel ammazzare... Senso, devi comunque ammazzare la gente e rubare, non c'è niente da fare. E le taglie le, le paghi normalmente come se fossi un criminale? All'interstellar factor, logicamente okay. devi tenere da conto la notorietà. Eh, se c'è la notorietà come adesso io ce l'ho uno in basso. Devi stare 2 ore in game perché ti risponda. Esatto. Okay. Okay, però e... se entri in un sistema anarchico dove c'è un interstellar o entri in, che ne so, in silent running, riesci mm. a pagare, giusto? si sì. sì. Okay. No, no, se c'è la notorietà alta, una volta che c'è la bounty, devi aspettare che ti scenda la notorietà e andare all'interstellar. Okay. Sono le multe che tu puoi pagare come dici te. Ok, quindi la notorietà bisogna solo aspettare. Bisogna solo aspettare, esatto. Mm. Okay, okay. E... Stavo dicendo: il mio consiglio è trovare un sistema con tante fazioni il più possibile okay. anarchiche e poi prendere le missioni con reward di materiali. Cercate i materiali che vi servono: Matter Fattory Strasso, digital design, a seconda della ricetta che dovete completare. Ok. E poi eh, è molto conveniente, cioè perché andare sempre nello stesso sistema? Perché se vi fate amiche le fazioni... E vi pagano di più e ve ne danno di vi più. Pagano, vi, vi pagano di più, ma poi potete andare dai tizi, quelli lì che danno, i mission provider, proprio intorno alla stazione ne troverete 4-5, no? ci parlate e potete trattare il compenso. Ah, quindi questa è la differenza fra prenderle da terminale o andare direttamente esatto. dagli omini a parlare. Se tu sei, uh, un sei molto, sei molto rinomato e sei alleato con quella fazione, uh -huh. tu vai lì. Quello lì ti dice: Ah, io qui per questa missione ti pago 4 manufacturing extraction Tu gli dici no, voglio essere pagato di più. Capace che te ne ha pure 12, ok. E quindi è un rischio. C'è cioè una contrattazione, ti può anche mandare a quel paese, sì, sì, sì. ti può, può anche mandare a quel paese, ok. Ah, quindi tante fazioni dentro un sistema mh, anarchico Possibil se possi possibilmente anarchico. Purtroppo qualche taglia mettete in conto che va dove te prende, perché sicuramente un sistema con tutte fazioni anarchiche no. non lo troverete mai. Eh. E quindi vi daranno pure le missioni eh, contro, contro una fazione specifica, che, che contro una, una fazione eh. che magari è, che ne so, federazione o... democratica, o dittatura, fedo, feudale okay. quello che vi pare e lì la taglia la piatta okay. okay, okay. se però la fazione principale è anarchica almeno potete ridoccare tranquillamente nel porto va bene Ma faccio questa... un esempio uh, vado sulla Galaxy Map no? Sì. io... Mo, ce ne saranno sicuramente di migliori però io andavo sempre a Yabulu, sì. questo sistema qua. No? Questo sì. perché? Questo sistema ha la fazione principale che è anarchica eh, e quindi qui è a Metcalf Ring, vedi? Dingos of Duali Independent no? Anarchy. Anarchy, quindi okay. io qui ci potrò doccare sempre, anche se prendo 10 milioni di taglie e c'ho la, eh, la Notoriety a 20. Qui Ci posso sempre tornare e incassare le missioni perché il problema è che se questa fazione non è anarchica e io prendo la taglia da parte loro, prendo, prendo la missione a Metcalf Ring. Sì. Poi per incassare la missione devo pagare, andare, aspettare ad andare all'Interstellar Factor. Ok, perché sennò non ti fanno. non, non posso interagire con la stazione. Vero. Okay. Se morite e ci avete una bounty addosso. Finite in prigione okay. ok Il che Può essere anche utile perché uh, C'è un ingegnere che vi chiede Di percorrere mi pare 100 light years Con uh, l'Apex Per essere sbloccato Ok quindi in quel caso Voi dalla prigione potete prendere l'Apex E farvi portare esatto. Di nuovo il sistema quindi no, non c'è da spaventarsi se uno finisce in prigione senza nave, cioè comunque la perdi, possibilità: perdi di un inventarsi. po' di tempo e via pace, ok, ok, okay. okay. si apre una rottura di scatole. Quindi, noi ora abbiamo visto eh, le missioni, le tipologie di missioni, le tute, l'ingegnerizzazione della tuta in questo caso della Sì, Maverick. abbiamo accennato le ingegnerizzazioni, ora parleremo proprio più approfonditamente direi degli ingegneri. Ok, sì, anche perché non abbiamo visto le ingegnerizzazioni che hai messo all'ARMA, abbiamo visto quelle che hai messo in questo sì. caso alla Maverick. Sì, però lì passiamo direttamente agli ingegneri perché il problema pure delle ingegnerizzazioni è che devi sbloccare gli ingegneri, quindi molta ingegnerizzazione non ce le avrai subito disponibili. Ah oh, certo. Ad esempio il backpack capacity sì. è un'ingegnerizzazione che ha uh, il primo ingegnere. Eh, Com'è la tipa, quella che ho sbloccato anch'io? Si, sì, Domino Green. Quella Domino lì che Green, gli devi esatto. portare. Che gli devi portare la droga, praticamente. Si, sì, i push, Giud esatto. eh, Navarro. Dio potreste sbloccare pure per primo Giud Navarro. Che, però, non ha l'ingegnerizzazione del backpack. Okay. Perché, giud Navarro basta fare 10 restoration uh, riattivazioni del Power Plant. E basta, allora, per virgolette, perché comunque si. Sì sono relativamente semplici no. va bene, va bene. però fammi rivedere un attimo le tue Dal... va benissimo sì. Dov'è? allora che, che vuoi vedere no eh, noi abbiamo visto eh, quella che ti sei fatto ora ci, queste sono le no andava bene perché hai fatto vedere quiet cioè camminare piano che hai detto volendo uno la può cambiare con Um, Cos'è che avevi detto? Aspetta, ritorniamo. Eccola qua: quindi mm. reduce tool battery, improve butter capacity, extra backpack capacity le consigli altamente. Mentre sì. il quarto hai detto, ci, volendo, sia un'opzione. Questo parliamo della tuta Maverick. Già che se visto questo que per la Maverick sì mentre per la Dominator, te che cos'hai per quella che usi di più? Eccola qua. Ok, solo tre ne fate per ora. Sì, la quarta non, non so, so che so. farci. Sinceramente. Ok, perché qui hai messo che lo scudo si rigenera più velocemente, una resistenza al danno maggiore e improved batter capacity. Quindi la quarta uno può mettere, che ne sì. so, un jetpack un po' migliore, se hai detto che questo sì. è il Puoi mettere il jetpack, puoi mettere l'extra ammo capacity, cioè ti ah, porti okay. più munizioni appresso. Quindi anche sulla tuta questo. No? Ah, sì. perché porti più munizioni, non è l'arma. Esatto, è il cinturone andando. praticamente le gambe, okay. allora, cioè porti più energy energetic. Ok. Ok. O non lo so, la night vision può ah, essere utile okay, anche questa, okay, in effetti. Quindi, altamente eh, ah, una cosa importante: quando accendete la luce dentro un l'insediamento, sì. vedono di più. Eh. Ah, quindi sono dai, non sono così stupidi, sono stupidi, ma comunque i so sensi Sono stupidi, ma relativamente <ride> abbastanza, i sensi ce li hanno. Bravo, hai <ride> detto <ride> bene. Va bene. Ah, okay. una cosa: quando troppate su un insediamento e non siete ricercati, no? Sì. E non siete in una zona che serve un livello per, uh, per entrare fare le cose. per entrare per fare cose, vi potete pure in far scansionare. In quel caso, non si arrabbiano, perché giustamente non si arrabbiano, perché tu sei turisti. un tizio che sta passando. Sei un turista. Praticamente. Mm. Sei stai lì in mezzo alla strada. Non vi dovete preoccupare. Certo, se vi scansionano mentre state tagliando una porta per eh. entrarci, okay. <ride> Forse qualche fucilata va arrivata, però eh? ok. Quindi, quindi conviene far di nascosto comunque per non, per non rischiarsela sempre. Esatto. Meglio. Allora, poi ah, una cosa: quando rubate l'identità, sì. eh, Però qui dovrei per fatto vedere, dovrei entra dentro, atterra da qualche parte. Praticamente, eh, se vi scansionano, avete un'identità rubata, vi sgamano. Ok. Quindi anche quello quindi, è considerato un atto criminale, giustamente è furto di identità. Furto di identità, sì. Eh, vi sgamano e cominciano a spararvi. E scatta l'allarme se non l'avete. E scatta l'allarme, tutto il bordello solito. Ma l'allarme non scatta subito, praticamente voi vedrete che il tizio gli appare un omino in testa, vuol dire che sta chiamando via radio il comando. Ok, quindi se l'ammazzaste prima che lui riesca esatto, a. Esatto, chiamare... prima che riesca a finire di parlare l'allarme non scatta. Buono, buono a sapersi. Poi magari eh. in un video futuro, quando L'identità che, che rubate lì. è droppabile. Premendo alt. Lasciare. Sì, premendo alt. Nella ruota, quella lì dove potete usare il Medikit e sì. tutte quelle cose. Ce n'è una per droppare l'identità. Proprio drop identity? Sì ottimo quindi volendo se qualcuno sta per scansionarvi vedete ve lo immaginate e cioè avete solo quello la droppate e vi fate scansionare se no avete esatto. commesso altri crimini mm -hmm. ma per esempio se io ehm, uso il taglierino entro dentro una base poi riesco droppo l'identità e loro mi scansionano sanno che ho commesso un crimine o no? la sai sta cosa? se non hai preso taglie no ok ok cioè se tu non hai preso nessuna taglia, quello di scansione non trova niente. Va bene. Poi per eh. quanto riguarda invece l'Artemis, come ingegnerizzazione credo sia forse la più inutile di tutte. Ci sono delle ingegnerizzazioni sì. perché puoi avere la night vision, in quel caso è comoda perché mi sono trovato tante ecco. volte. Guarda, io ci ho messo l'ingresso in sprint, sprint duration. Ah, non perché... sapevo neanche che ci fosse, quindi corri un pochino di più, non ti stanchi sì. subito, salti di esatto. più. E Questo aggiungerei... salta di più se vuoi vedere dall'alto tutto quanto e poi si sì, cioè, sarebbe da mettere la Night vision no? E poi sì, non me ne va. Fondamentalmente ne veniamo, perché... per l'arte sono tutte inutili queste. Sì, sì, sì. Giusto se uno fa solo ingegnerizzazione perché si scansiona uguale eh, si, si prende i sampler uguale, mentre per Scavenger o Dominator sono molto più importanti perché se no, ci mm. eh, fate più fatica. Ok, Infatti. quindi diciamo che sulle ingegnerizzazioni delle tute, non su come farle e quali ingegneri, però l'abbiamo già toccato. L'argomento. So sì. se hai qualcosa da aggiungere no, più o meno, abbiamo detto tutto. Ma poi, quando parliamo degli ingegneri, ne parliamo anche più approfonditamente, perché okay. dobbiamo pure parlare delle ingegnerizzazioni delle armi, eh sì, esatto, che dici? Stocchiamo mm. ora l'argomento come abbiamo toccato le ingegnerizzazioni delle tute, o chiudiamo il video e parliamo in dettaglio di tutte le ingegnerizzazioni e degli ingegneri? parliamo degli ingegneri, facciamo prima e allora chiudiamo di nuovo il video che sono passato in un altro quarto d'ora così non faccio i miei video, anche di più, anche mezz'ora i miei video di sette ore e mm. per youtube il prossimo fine settimana andiamo a toccare gli ingegneri e la ingegnerizzazione, mentre noi continuiamo, quindi vai pure